Grazie mille. Buonasera, benvenute e benvenuti al quarto incontro di Africa oltre gli stereotipi. È una serie che parte del ciclo Questioni di civiltà, dialoghi di attualità e discernimento, organizzata dalla Georgetown University e dalla Civiltà Cattolica. Io sono Deborah Tonelli, la rappresentante della Georgetown University a Roma, e vi do il benvenuto anche a nome di padre Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica. L'incontro di oggi, che è l'ultimo di questa miniserie, tratterà il tema delle missioni della Compagnia di Gesù in Africa. E come sapete, dalla sua fondazione nel 1540, la Compagnia di Gesù si è molto concentrata sia sulle missioni che sull'educazione dei fanciulli. L'archivio storico della Compagnia conserva circa 20.000 lettere indipte degli aspiranti membri della Compagnia che chiedono ai propri superiori di andare in missione verso le Indie, quindi nei paesi stranieri, nei paesi lontani. Questo è il significato appunto dell'espressione lettere indipte. La Compagnia oggi è suddivisa in 6 conferenze, a loro volta strutturate in varie province, e quella alla quale appartiene l'Italia è parte della provincia appunto euro-mediterranea, con l'Albania, Malta e la Romania. Quindi di fatto questa provincia euro-mediterranea tocca 3 continenti, l'Europa, l'Africa, il Medio Oriente, diventa un ponte, un crocevia fra 3 continenti. E la Fondazione Magis, cioè il movimento e azione dei gesuiti italiani per lo sviluppo, è parte appunto della provincia euro-mediterranea. Ora, nel corso dei secoli il ruolo delle missioni è fortemente cambiato, sono cambiati i loro obiettivi, le loro modalità di azione, in particolare nel territorio africano. E questa sera abbiamo il privilegio di poterne parlare con il professor Ambrogio Bongiovanni, che è presidente appunto della Fondazione Magis. Professore straordinario e direttore del Centro Studi Interreligiosi della Pontificia Università Gregoriana, è anche consultore del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso e professore invitato per la sezione San Luigi della Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. È laico, è sposato con 3 figli, impegnato da oltre 30 anni nella cooperazione internazionale missionaria e nel dialogo interreligioso e interculturale. Ha vissuto in India, collaborando con diverse organizzazioni, e dopo la laurea in ingegneria chimica ha intrapreso studi missiologici ed interreligiosi conseguendo il dottorato. Quindi direi una persona dalla mente e dalle doti quanto mai ampie. È autore di numerose pubblicazioni, e l'ultima delle quali curata insieme al gesuita indiano Victor Edwin, A Call to Dialogue, Christians in Dialogue with Muslims. Tra vari incarichi è stato per circa 10 anni membro del Comitato Interventi Caritativi in favore del Terzo Mondo della Conferenza Episcopale Italiana. E do il benvenuto ad Ambrogio Bongiovanni. Chiedo ora ad Antonio, che ringrazio, di proiettare un breve video che il professore ha voluto condividere con noi. Thank you.
È un video esplicativo, riassuntivo delle numerose attività dell'opera che presiedi. Come accennavo prima molto velocemente, è cambiata molto l'idea di missione nel corso dei secoli, sia nella Chiesa in generale, sia all'interno della Compagnia di Gesù. E quindi una prima questione che ti vorrei sottoporre è appunto in merito a questa idea di missione, che cosa vuol dire fare missione oggi e attraverso quest'idea come si colloca il Magis oggi all'interno della Compagnia. Innanzitutto grazie di questo invito, sono onorato di essere in questa sede e poter presentare così qualche idea su questa dimensione così importante per la Chiesa, per il mondo e anche per poter così raccontare qualche esperienza che noi facciamo all'interno di questa realtà, all'interno della Compagnia, della provincia euromediterranea e all'interno della Fondazione Magis che come giustamente dicevi, è un'opera della provincia, è l'opera di cooperazione missionaria internazionale della provincia euromediterranea. Ma ecco, com'è cambiata la missione? Io credo la missione non è cambiata, cioè diciamo la missione della Chiesa in generale non è cambiata, è cambiato il modo di essere, il modo di comprenderla, di ricomprenderla oggi. Se pensiamo alla missione della Chiesa, la riferiamo alla missione di Dio teologicamente, cioè che è l'unica missione, l'unico riferimento per noi teologicamente è Dio. Una missione d'amore, una missione di riconciliazione e quindi il nostro riferimento è un Dio che esce da se stesso per incontrare l'uomo, l'umanità, in tutti i suoi ambiti, in tutti i suoi spazi. E questo incontro è un incontro caratterizzato dalla natura stessa di Dio che è amore. E questo ci aiuta anche a ridefinire e uscire fuori da questa cattiva interpretazione del significato missione, perché sapete, la missione è ancora risente di un certo modo di intenderla che fa problema in molti contesti nel mondo, perché è legata ancora a quella idea di colonizzazione, di colonialismo. La missione a volte dei cristiani ha viaggiato insieme al colonialismo e ha creato tutta una serie di problemi che ancora oggi sono presenti, almeno nel background delle persone, dei popoli, e quindi c'è bisogno di riscoprire questo significato profondo. E io questo discorso lo faccio anche ai credenti di altre tradizioni religiose, spesso anche lo stesso dialogo viene visto, a volte può essere visto e interpretato come un'altra faccia della missione della Chiesa, sempre di proselitismo o di colonialismo. E quindi bisogna un po' purificare questo termine, ma direi la missione non è cambiata, cioè nella sua radice profonda più teologica. Quindi l'incontro basato su questo, un uscire da noi stessi per incontrare l'umanità, sul modello di Dio stesso, sul modello quindi di Dio stesso. Il secondo aspetto della nuovo pensare la missione è recuperare questa dimensione dialogica, cioè il modo diverso di vedere l'altro, avvicinarci all'altro in un modo diverso. L'altro non è più un terreno di conquista, l'altro non è più un oggetto che bisogna riempire di contenuti, diciamo, dobbiamo, no? Convertirlo nel senso negativo, quasi come se dobbiamo portarlo necessariamente dalla nostra parte, ma l'altro è un soggetto, quindi cambia proprio la prospettiva, il modo di guardare l'altro. Quindi tutto questo discorso teologico, questo fondamento teologico, poi ha un risvolto nella prassi, nel nostro modo di essere in relazione agli altri. Quindi l'altro non più come oggetto, ma l'altro soggetto, soggetto da amare, soggetto da incontrare, soggetto con il quale entrare in dialogo. Venendo subito alla parte, come dire, come la Fondazione Magis interpreta questo, ecco, stiamo cercando di portare questa riflessione all'interno. Non che prima non ci fosse, ma ecco, nutrire un po' il nostro approccio di questo contenuto, anche nell'approccio progettuale, nella prassi, no? Coniugare, come piace a Papa Francesco, no? La teoria e la prassi,
coniugare questa idea teologica, missiologica, con l'incontro concreto attraverso le attività dei progetti, le attività che noi svolgiamo. Avete visto dal video, e il video un po' c'ha qualche mese, anzi forse un anno, un po' prima della pandemia, quindi non è stato perfettamente aggiornato, ma siamo presenti più o meno in una ventina di paesi con più di 40 progetti al momento. Alcuni si chiudono, si aprono, ecco, è difficile stabilire sempre un numero, ma è presenti nei vari continenti. E diciamo che curiamo, avete visto anche nel video quattro aree, quattro diciamo ambiti: la cultura, i diritti fondamentali, l'educazione, la pace, ma stiamo aggiungendo negli ultimi tempi anche la salute. Ci siamo interrogati molto durante la pandemia e ci siamo resi conto come, insieme al diritto all'educazione nel mondo, un altro dei diritti più vulnerabili è quello della salute. La pandemia ha mostrato altri lati scoperti che conoscevamo già lavorando in questi contesti, ma ha evidenziato ancora di più la differenza tra popoli che bene o male avevano accesso ai vaccini, nonostante le sofferenze che tutti noi ricordiamo di aver passato, trascorso, ma noi non abbiamo mai chiuso l'ufficio durante la pandemia, non abbiamo mai interrotto i nostri progetti e abbiamo cercato di ascoltare anche gli altri, perché ci siamo resi conto che le vulnerabilità erano incredibili. Ieri abbiamo avuto un incontro con rappresentanti di un'opera del Brasile, per esempio, e ci raccontavano: in Brasile ci sono stati 700.000 morti, i vaccini non erano disponibili nelle parti più povere. E l'Africa ci ha interrogato ancora di più, perché abbiamo detto: cosa accadrà in alcune zone dell'Africa con i conflitti? Cosa produrrà la pandemia? Quindi abbiamo con forza rivisto anche i nostri ambiti e stiamo via via aggiungendo, ancora non abbiamo del tutto formalizzato questo passaggio, ma la questione della cura e la questione quindi della salute come un ambito importante. Ma non è solo un fare, non è solo un fare e non è solo un proporre, ecco, dall'alto no, delle nostre piccole risorse che abbiamo, delle idee, o rispondere solo economicamente o finanziariamente a queste realtà, ma ecco entrare proprio in un dialogo profondo, entrare in una partecipazione con gli altri, entrare in una progettualità, entrare in un accompagnamento che significa ascolto, che significa lavorare insieme. Ecco, questa è un po' l'idea caratterizzante che vogliamo sostenere, rafforzare sempre di più. Non siamo perfetti, siamo in un cammino, ma ecco, il contenuto per me è molto importante, cioè il motivo, cioè vedere, stiamo vivendo l'anno ignaziano, no? Eccetera, ma i motivi che sostengono il nostro lavoro. Ecco, deve essere chiaro anche questo. Hai toccato moltissimi temi, dalla trasformazione del modo di fare missione in età coloniale fino appunto a quest'idea di essere presente per promuovere, sostenere il territorio, le persone, là dove ci siano difficoltà. E tutto questo mi sembra di capire utilizzando le risorse, nel senso migliore del termine, locale, quindi arricchendosi di questa cultura locale. Forse sarò un po', diciamo, estrema in questo giudizio, però forse uno dei vantaggi della pandemia è stato aprire gli occhi dell'Occidente. A volte, parlando con i miei studenti della Gregoriana che vengono dal continente africano, mi sento dire: da noi si muore per tante altre ragioni, ben prima del Covid, ben più del Covid. Ora che però la pandemia tocca anche l'Occidente, vi accorgete che cosa vuol dire non potersi curare? E anche del fatto appunto che la malattia, la morte tocca chiunque, no? Quindi può essere stata una risorsa per la riflessione anche questo. Però ecco, riferendoci all'Africa, il territorio è estremamente vasto. Io ho partecipato a qualche webinar di quelli che avete organizzato durante la pandemia e ho imparato davvero a conoscere una parte dei territori che voi avete esplorato
al di là dei confini nazionali che troviamo sulle cartine geografiche, sugli Atlanti, e mi chiedevo, in un territorio così vasto, quali sono le sfide principali? Cioè, ci sono delle priorità, delle sfide principali che voi sentite la necessità di affrontare con maggiore urgenza? O tutte queste sfide che affrontate sono in qualche modo a pari merito, sono tutte urgenti allo stesso modo? Ma io sì, io penso che l'Africa, allora io direi ci sono due punti importanti. Uno è una sfida per la cristianità, il baricentro della cristianità si è spostato. Se guardiamo, ecco, le cartine dei missiografi, noi ci divertiamo ogni tanto, vediamo come il baricentro si è spostato dall'Europa, da Roma, ci sono delle mappe che ci fanno vedere come il baricentro si sposta in Africa. Quindi la Chiesa africana oggi pone all'attenzione della Chiesa universale tutta una serie di questioni e di sfide. E quindi siamo tutti interrogati da queste sfide, le sfide del divario che c'è, del divario sociale, le sfide delle tensioni, le sfide dei conflitti, le sfide interne anche, cioè di come camminare insieme, no, tra varie realtà culturali. Quindi c'è questa dimensione e tutti, in un certo senso, tutte le questioni che riguardano lo sviluppo hanno a che fare con questi problemi di fondo. E purtroppo la cornice della enorme disuguaglianza e delle politiche internazionali, come dire, non aiutano in questo momento. Tutti siamo pronti a parlare di Africa, ma poi, cioè, quali sono realmente le politiche che a livello internazionale, di cooperazione internazionale, vengono fatte? Ma dico in maniera consistente. L'Italia, diciamo, negli ultimi anni, noi siamo anche beneficiari, per esempio, di sostegno da parte per esempio un progetto alcuni progetti sostenuti dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, no? Quindi voglio dire, ci si interroga a livello internazionale, ci sono persone, ci sono realtà che, come dire, raccolgono queste sfide. Però c'è tanto da fare, c'è da cambiare la mentalità. Anche l'idea, come dire, di crescita continua che viene dall'Occidente senza interrogarsi degli altri paesi che non riescono a crescere, e questo è un problema. Cioè, noi vediamo solo la crescita numerica, crescita in termini di popolazione, ma poi i redditi restano quelli che sono. C'è lo sfruttamento delle risorse. Paesi dell'Africa che noi abbiamo condotto delle campagne, per esempio quella della questione delle miniere, dei metalli preziosi che ci sono in Africa, no? E che vanno ad arricchire i paesi ricchi del mondo. C'è una maggioranza che vive in condizioni di sottosviluppo, che possiede delle risorse e che non può beneficiare di quelle risorse. C'è un'ingiustizia mondiale e diciamo, questa idea della crescita, no? Prima tu dicevi, ecco, ricordavi che sono un ingegnere e sono un ingegnere chimico, io parlo anche in termini di bilanci di materia, bilanci di energia, cioè pensiamo di ragionare in termini razionali, ma poi l'economia si dimentica di questa dimensione razionale di un bilancio energetico, di un bilancio di materia, di risorse, che sono in contraddizione con l'idea di una crescita infinita. Io non sono un esperto di economia, ma c'è qualcosa che non funziona in questo ragionamento. E le realtà come l'Africa vivono di questa schizofrenia, direi, culturale, anche nell'impostazione, nel modo in cui si risolvono i problemi. Per ritornare alla tua domanda, perché poi inizio a divagare, e non vorrei divagare, ma non c'è un settore, cioè quando noi parliamo di vulnerabilità, e perché questo è il cammino, cioè uno dei punti delle preferenze apostoliche universali della compagnia è il camminare insieme ai poveri.
Camminare insieme ai poveri può sembrare uno slogan bellissimo. Per noi noi lo stiamo assumendo non come uno slogan, ma come una sfida. Camminare insieme ai poveri significa affrontare il tema della giustizia, attivare dei processi, diciamo, di trasformazione. Io uso la parola liberanti, che liberano da certe strutture di peccato, che sono palesi, sono evidenti, basta entrare in certe realtà. Noi ci siamo occupati dell'oro della Repubblica Democratica del Congo, sulle questioni dell'oro, delle miniere d'oro. C'è uno sfruttamento incredibile. Noi abbiamo un mercato fiorente dell'oro, dei gioielli, ma dietro quell'oro, infatti abbiamo anche chiamato oro etico, cioè cosa c'è dietro la trasformazione dell'oro, ma cosa c'è dietro l'approvvigionamento di oro? Paesi che vivono, come sapete bene, come in Repubblica Democratica del Congo, una situazione drammatica da tanti punti di vista. Allora, trasformazione liberante ha a che fare con la giustizia. Ma mi ero portato una citazione, se mi permetti, una citazione che io ho pubblicato, perché pensavo, anzi no, forse no, forse l'ho dimenticata, ma vediamo se la trovo. No, purtroppo l'ho dimenticata e faccio una brutta figura perché non l'avevo sistemata, ma comunque c'è un riferimento, mi ricordo perfettamente il riferimento. Il riferimento è di padre Arrupe, che nel 1973, non ho purtroppo con me, ma comunque lui parlava di una questione riguardo questo discorso della trasformazione, riguardo la questione della giustizia, come una dimensione quasi ascetica. Cioè, noi dobbiamo recuperare questo tema della giustizia, questo impegno per i poveri, come proprio con una prospettiva quasi di ascesi, questo lavoro. Quindi nessuno dei punti, degli ambiti può essere trascurato nel continente africano. Come dicevo prima, noi abbiamo lavorato per l'educazione, ci sono dei progetti che riguardano l'educazione delle donne. C'è una situazione in Burkina Faso, io ho incontrato qualcuno della conferenza episcopale del Burkina Faso qualche giorno fa, che mi ha detto che la situazione è drammatica, non se ne parla. La gente nella città hanno dovuto accogliere le persone dai villaggi perché corrono, scappano, sono sfollati per via dell'integralismo, del jihadismo. Perdono la terra, perdono tutto. E noi ci siamo occupati in uno dei progetti di questo discorso delle donne che hanno perso tutto. Ci sono dei progetti, c'è un'attività dei gesuiti, Burkina Faso, che si occupa di questo. Situazioni totalmente dimenticate dai nostri canali ufficiali. In Chad, quindi discorso educativo, poi in Chad stiamo rafforzando, in un paese che è un paese particolare, perché intorno è circondato da paesi in piena situazione di conflitto, con grossi rischi di integralismo, di fondamentalismo, il Chad regge, però il Chad ha una situazione di estrema povertà dal punto di vista sanitario. E infatti durante la pandemia abbiamo detto cosa accadrà in una realtà come questa. Abbiamo attivato un piccolo laboratorio di biologia molecolare per iniziare a vedere, di fare una diagnosi precoce di test per il Covid-19, e poi la cosa, grazie a Dio, non c'è stata questa pandemia così, accentuata come in altri paesi, anche per la popolazione estremamente giovane, ma quel laboratorio è diventato un punto per fare altri test per altre patologie estremamente endemiche. Lì si continua a morire di malaria, noi ci siamo dimenticati di questo aspetto, ma i bambini continuano a morire di malaria o di altre patologie come l'epatite, eccetera. E qui abbiamo attivato un percorso di rafforzamento delle strutture sanitarie, dove c'è un ospedale importante della compagnia, del Bon Samaritain, anche con l'aiuto prima della Conferenza Episcopale Italiana, adesso anche con l'AICS, stiamo sostenendo dei progetti molto interessanti.
che non riguardano solo l'accesso alle cure, ma riguardano anche la formazione dei medici. E mi dicevano che in Chad, cioè i rappresentanti, quando ho avuto degli incontri con loro, in Chad ad esempio non esistono ancora le scuole di specializzazione. Cioè abbiamo dei medici generici che fanno di tutto, come era da noi tanti anni fa, il medico chirurgo che faceva di tutto. Quindi c'è bisogno, ecco, anche di questo tipo di lavoro, di formazione. Per non parlare poi della pace, delle questioni che riguardano il dialogo interculturale e interreligioso, perché questi progetti sono attraversati anche dalle questioni del dialogo. Cioè un dialogo che facciamo con i poveri deve aver per forza sullo sfondo il rapporto con le culture e il rapporto con le religioni. Quindi mi sembra di capire che più che le sfide ad essere importanti è il criterio con cui si affrontano queste sfide. Se non si sceglie il criterio ottimale di giustizia, di rispetto, di dialogo, diventa molto difficile poi affrontare le sfide sul territorio, sì. Perché non sono azioni puntuali, si tratta di innescare dei processi virtuosi che portino ad un miglioramento e dove ci sia un'idea di progresso realistica, non di arricchimento. Ma per questo io ti parlavo prima, usavo questo termine, trasformazione liberante, cioè qualcosa che libera gli oppressi, perché si tratta di situazioni di oppressione. Quelle situazioni di emarginazione non sono solamente una povertà di tipo materiale, è una povertà culturale, è una povertà anche di sistema, l'oppressione. Ecco perché noi amiamo anche, stiamo cercando di fare un lavoro, uso il termine inglese advocacy, cioè di sensibilizzazione, di coscientizzazione, di far emergere quali sono realmente le cause di tutto questo. A volte la gente non conosce nemmeno i propri diritti, cioè ci sono dei paesi dove le costituzioni, le cui costituzioni danno accesso a tutta una serie di diritti, eccetera, no? Di servizi. A volte le persone non lo sanno, non lo sanno, non sono sufficientemente, come dire, coscientizzate. E, ecco, vivono questo discorso dell'oppressione. E noi insieme, ecco, questo lavoro non è che noi da qui diamo delle direttive, no, non è più questo. Si ascolta insieme, si lavora insieme al gesuiti, laici, locali. Noi continuiamo ad avere questa idea, no, movimento e azione dei gesuiti italiani per lo sviluppo, perché la fondazione è nata come sostegno ai missionari italiani e gesuiti italiani presenti in varie parti. Continuano ad esserci dei gesuiti italiani, sì, e noi continuiamo a sostenerli nelle loro attività. Cambia il modo di progettare, non è più, come dire, una sorta di, come dire, procura, no? In cui si chiede, si risponde. C'è, dietro tutto oggi c'è un'idea di progettualità, non è più come era impostato un po' prima, no? Che si partiva e poi c'erano dei sostenitori che sostenevano delle attività e basta. Oggi c'è un'idea di progettazione, di condivisione, di lavoro insieme. A fianco a questo c'è l'apertura ai contesti locali, lavorare per tutte le opere, per quelle opere della compagnia locali, in cui spesso sono anche affidate a laici, come il sottoscritto, che portano avanti delle iniziative che fanno parte della stessa missione e con loro si progettano insieme interventi. Vorrei ritornare sulla questione delle sfide. Noi abbiamo avuto dei sinodi sull'Africa e se vogliamo comprendere quali sono le sfide nel corso di 30 anni, i vescovi africani si sono riuniti, no? E abbiamo fatto, e non solo a livello locale, poi i vescovi si sono riuniti per parlare sull'Africa e sono emerse tutte le sfide. Adesso il processo da attivare è rispondere alle sfide, come a livello locale e a livello internazionale, e non vedere queste questioni in maniera localistica, vederle in una prospettiva più internazionale, ecco,
più integrale. Ti ringrazio. In realtà così torni anche all'inizio della tua risposta. Là appunto dove ti chiedevo delle sfide, delle missioni, tu hai iniziato parlando del tipo di sfida che l'Africa è per il cristianesimo. Quindi giustamente, come presidente di una fondazione della Compagnia di Gesù, la prima questione che ti poni è la radice. Qual è il criterio, la radice su cui ci fondiamo, il criterio attraverso il quale sviluppiamo la nostra risposta alle sfide? E ora ritorniamo alla possibilità di dover rispondere di nuovo all'Africa, quindi non solo, non più un continente che si trova a ricevere qualcosa che viene da fuori, ma un continente che può dare tantissimo, che dà tantissimo e che in qualche modo spariglia un po' le carte della logica che ha funzionato fino adesso, perché se fino all'età coloniale, la prima globalizzazione, in fondo c'è stato un prolungamento dell'Occidente nel territorio africano, e adesso anche il pensiero decoloniale chiede di emanciparsi da una visione colonialista o postcoloniale, che poi tanto post non è mai, lo sappiamo, e di provare a interagire con l'Africa alla pari, come interlocutrice capace di porre domande, porre questioni, in vari ambiti, appunto a partire da quello teologico, ma anche come ripensare l'economia, i temi della giustizia globale, da una prospettiva in cui l'Africa sia attrice, protagonista e non semplicemente fruitrice di qualcosa che arriva da fuori. E quindi mi chiedevo in realtà se all'interno di queste sfide che voi affrontate nei territori, che cosa vuol dire veramente fare un'azione missionaria inculturata? Cioè magari si arriva, dopo aver esplorato il territorio, si arriva provando a costruire insieme delle risposte e poi in corso d'opera posso immaginare che tante cose cambiano, che si viene trasformati dall'esperienza, perché queste sfide hanno a che fare poi alla fine con persone concrete, con territori concreti in un determinato contesto culturale, storico e così via, fatto di relazioni molteplici che non possiamo dominare, che ci siamo illusi di dominare fino adesso, ma che ora sappiamo di non poter dominare. Ecco, come si crea questo dare e avere? Ma hai citato prima la nozione di inculturazione. Bella parola usata, no, dal punto di vista teologico, non solo antropologico, ma anche teologico. Anche la parola inculturazione ha risentito di un'idea, direi, un po' eurocentrica, no? Cioè di dire, ok, sì, portiamo il Vangelo in un'altra cultura, no? Cerchiamo di adattare, e quindi anche i progetti risentono un po' di questa idea. Anche i progetti possono risentire di questa idea di inculturazione, processo direi a senso unico, cioè parte culturalmente, cerca di adattarsi, ma l'idea è a senso unico. Anche teologicamente si può correre questo rischio. Se invece pensiamo al termine inculturazione come un processo a doppia via, cioè un processo dialogico, e noi che facciamo, lavoriamo per questi progetti, anche se magari le persone che vi lavorano non hanno necessariamente una formazione missiologica, eccetera, ma è quel contenuto da dare, se noi pensiamo che i progetti devono cambiare nel modo in cui vengono affrontate, nel modo in cui vengono, scusate, un bisticcio di parole, progettati. Cioè pensare che non è un processo a senso unico, dove c'è una parte, no, intellettualmente preparata, capace, gestionalmente, economicamente, managerialmente, con mezzi, eccetera, eccetera. Non, questo secondo me è fallimentare. Ci sono ancora progetti che vengono impostati in questa maniera, e noi lo diciamo sempre anche
a quelle agenzie di cooperazione. Per noi non funziona in questa maniera. Non è portare qualcosa solo in un contesto, ma entrare in questa dinamica di ascolto. Per cui lavorare insieme alle persone, l'ascolto, per questo dicevo all'inizio, è una progettazione fatta insieme. Il vedere, il giudicare, agire è fatto insieme. E ci sono due dinamiche, la dinamica di quello che viene da fuori, perché bisogna incontrarsi. Bisogna incontrarsi e ci si incontra nella riflessione sistematica. Non si può pensare di, cioè in questo discorso di interconnessione siamo tutti insieme. E mi piace riportare, no, queste parole di Papa Francesco, che le ha dette, mi pare, durante la giornata internazionale, quella sulla fratellanza universale. Io l'ho anche riportato nell'ultimo editoriale, ho detto, dicevo, o siamo fratelli o crolla tutto, ci salviamo insieme. Cioè dobbiamo entrare in questa dimensione. Cioè se c'è una globalizzazione di cui ormai siamo tutti coinvolti, no? Ma cerchiamo tanti aspetti negativi di questa globalizzazione, stiamo pagando le conseguenze, cioè di aspetti negativi, no? Però ci sono anche degli aspetti positivi che dovremmo saper trarre. Per esempio pensare ad una globalizzazione, almeno in ambito nostro, ecclesiale, una globalizzazione di solidarietà. E questa solidarietà è qualcosa che nasce dall'essere insieme, dall'essere nella stessa barca, no? E con una prospettiva di collaborare. Quindi i progetti devono essere alimentati con quest'idea di collaborazione, del saper dare e ricevere. Il riferimento allo spostamento del baricentro è il fatto che la Chiesa universale oggi non può fare a meno dell'esperienza di Chiesa dell'Africa, come quella anche dell'Asia, come quella dell'America Latina. Ma l'Africa, e lo vediamo anche nelle nostre realtà, no? Sacerdoti africani che ormai no, vengono anche nei nostri contesti, hanno un contributo da dare alla missione della Chiesa, al lavoro della missione della Chiesa e anche alla nostra riflessione. Io sono contento di avere a lezione studenti di altre, no, sono fortunato, dico, di avere studenti, penso anche tu, di avere studenti di diverse realtà culturali, e vedo il fermento nella riflessione africana che certamente non è ingenuo, perché porta le sofferenze, le difficoltà, la fatica, le contraddizioni anche interne, perché non dobbiamo idealizzare nulla. Ci sono delle contraddizioni. In questi giorni si sta facendo la riflessione persino sulle questioni dello scontro Hutu-Tutsi, no? Che c'è stato, e ci sono quelle sofferenze, quelle piaghe che sono lì. Quindi la missione anche è una missione, come hanno detto anche i vescovi africani in Africa, è una missione di riconciliazione. Proprio questa mattina agli esami avevo tre studenti dell'Africa, Congo, Ruanda e Gabon. Quindi ciascuno di loro ha dato una restituzione del programma che era su temi di religione e violenza, insomma ha dato una restituzione anche locale, no? della riflessione su questi temi. È chiaro che non si può fare qualcosa per l'altro senza lasciarsi trasformare. Questo secondo me è un problema che forse l'Europa dovrebbe considerare nel relazionarsi all'Africa e in generale anche, voglio dire, la tradizione cristiana. Incontrare l'altro significa anche lasciarsi trasformare dall'altro, quindi perdere in qualche modo quella posizione prioritaria che si pensava di ricoprire fino a qualche tempo fa e mettersi in gioco, creare una nuova identità attraverso questo dialogo, no? Che forse è la cosa più difficile, è più facile per chi cerca di emanciparsi dal passato che non per chi in quel passato è stato bene. Forse questo meriterebbe una riflessione, ma ti volevo in realtà sottoporre, rimanendo legata alle questioni delle missioni che voi affrontate, quali sono stati, quali sono gli obiettivi
diciamo principali o che vi hanno dato più soddisfazione in questo periodo, delle situazioni in cui potete dire ma sì, qui la situazione sta cambiando, qui si è innescato un processo virtuoso, qui siamo riusciti a fare qualcosa. Ma ci sono tanti segni di speranza, cioè i progetti vanno avanti, procedono. L'Africa, diciamo, per noi è la realtà, il continente diciamo che ha, diciamo, riceve più attenzione e anche come progettualità, come numero di progetti in questo momento. E se non vi fossero dei segni di speranza, certamente insomma saremmo dei folli. Non siamo ingenui, perché sappiamo che intorno ci sono tutta una serie di realtà conflittuali, ma ci sono dei segnali positivi. A volte ci sono delle battute d'arresto, ma altre volte, ecco, c'è la voglia di andare avanti. L'esempio del Chad, nel quale noi siamo particolarmente impegnati, è un esempio molto promettente, perché, come dicevo, è un paese che va sostenuto proprio per questa sua resistenza a tutta una serie di problemi che ci sono nell'area, e va sostenuto. E questo ci incoraggia molto, cioè la volontà, la voglia di andare avanti. Ecco, ci sono stati dei segnali molto interessanti di progresso, proprio anche lo stesso ospedale, no? Anche in termini di progettualità, no? Nella capacità di progettare, nella capacità di vedere, di guardare al futuro, nella capacità di vedere, cioè di creare un'idea, per esempio, della salute che sia la più disponibile per tutti, no? E qui c'è da dire veramente il lavoro fatto da alcuni gesuiti di essere attenti a quelle realtà più remote del paese, cioè non solo occuparsi delle zone centrali, ma raggiungere davvero i più vulnerabili, le periferie più lontane, e offrire dei servizi anche di qualità, cioè puntare ad offrire dei servizi di qualità, quindi non solo di primissima assistenza, di primissima cura. E questo genera anche un percorso virtuoso anche nelle istituzioni civili. Cioè tutto questo discorso, ecco perché dicevo, ha un carattere di advocacy, perché promuove, stimola le realtà anche civili, le realtà ministeriali, a dire beh, insomma, cerchiamo un po', ecco, anche il discorso della cooperazione italiana, no, che si preoccupa della questione, no, territoriale, politica, dell'emergenza di questi paesi, di cercare di dare stabilità nell'area. Quindi, come dire, la nostra presenza, insieme a quella di altri, evidentemente, ha un ruolo che, fermo restando sui punti, sui principi fondamentali, che per me devono essere chiari, no? Non dobbiamo giocare sulle ambiguità, perché se giochiamo sulle ambiguità non facciamo giustizia. L'ingiustizia si regge sulle ambiguità. È necessario fare questo. Ecco, questo richiamando le parole di padre Arrube, no? Cioè, sforzo di purificazione, sforzo, lavorare in questi progetti con questo sforzo di trasformazione, di purificazione, di ascesa. E questo siamo fiduciosi, speriamo. Non voglio essere sempre preso come, quando parliamo in questi termini di speranza, perché, come un ingenuo. So bene cosa significano i conflitti, conosco i conflitti, conosciamo i conflitti che ci sono, ma la possibilità è cosa facciamo. Cioè, o siamo fratelli o crolla tutto. Cioè, o promuoviamo questo tipo di cooperazione, ecco, mi piace la parola di dire cooperazione, cooperazione internazionale, e per noi anche, aggiungo sempre il termine missionaria, perché non ce lo dobbiamo dimenticare, ma è una cooperazione internazionale, è una cooperazione locale, in cui, ecco, si toccano gli agenti locali, si incontrano anche gli agenti locali. Questo mi dà fiducia. Poi ci saranno degli intoppi, troveremo intoppi, ma perché l'Europa non trova intoppi? Ma perché l'Europa non deve interrogarsi nella sua opulenza di questa incapacità di promuovere pace? Mi domando, no? Adesso guardiamo sempre
andiamo sempre a vedere i problemi degli altri, ma noi abbiamo parecchi problemi. Se non siamo stati capaci di costruire, di mantenere la pace, dobbiamo anche interrogarci su questo, e ci dobbiamo interrogare a maggior ragione in contesti in cui arrivano armi come l'Africa, e dobbiamo chiederci da dove arrivano queste armi, perché i conflitti si reggono con le armi. E qui faccio appello alla famosa ragione, l'appello alla ragione dell'Europa, l'appello alla ragione, ma scusatemi, le armi si fanno con le guerre, si fanno con le armi, e se noi continuiamo a sostenere e a proliferare armi, e creando escalation anche nella tipologia di armi, armi di difesa o di offesa, ma qui è molto sottile la differenza, sono armi, e se aumentiamo le armi, come dice Papa Francesco, aumentiamo il cosiddetto cainismo, mi piace questo termine, questo neologismo, lo aumentiamo, le armi aumentano i conflitti. Allora chiediamoci, l'Africa con tutti i conflitti che ha, se forse insieme alla cooperazione non abbiamo anche qualche piccola responsabilità o grande responsabilità. Questo è un tema cruciale. Ma non posso non parlare di questo, perché altrimenti veramente, cioè, scusa se sono intervenuto con questo, no, questa apertura di una finestra su questo tema, ma di questo discorso lo affrontano i vescovi, assolutamente. È stato affrontato dai vescovi anche nei documenti sinodali, in qualche documento, adesso non ricordo il riferimento, ma insomma. Beh, mi verrebbe da essere ancora più cinica e dire che le guerre si combattano pure purché non siano da noi ma siano altrove, come a dire che forse il mio connazionale lo posso considerare fratello, ma al di là di un confine geopolitico e culturale che mi è più prossimo e che mi conviene mantenere in pace, gli altri sono estranei, sono semplicemente estranei. Dobbiamo forse arrivare ad un superamento di questa logica, no? Io me ne sono resa conto quando, a parte, vabbè, insegnando in Gregoriana, Sant'Anselmo, questi contesti interculturali, multiculturali ti fanno subito capire che il mondo è vicino, che il mondo è qui. Certo. E io dico, ma come? Abbiamo pianto, abbiamo fatto i minuti di silenzio per le vittime del Bataclan, ma per quelle del Boko Haram, zero. Neanche una riga, neanche una preghiera, neanche una parola. E è chiaro, non si può fare un minuto di silenzio tutte le mattine per tutte le disgrazie che ci sono nel mondo, però facciamoci una domanda sul senso di prossimità di alcune di esse. Chi è davvero prossimo? Di chi mi faccio prossimo in questo contesto? No? E quindi da lì l'idea, se io non voglio armare il mio vicino, non voglio armarmi io, perché devo armare chi è più lontano? Solo perché mi risolve un problema di altro tipo, no? Sì, ma è una miopia questa qui, perché le problematiche di sviluppo, per esempio dell'Africa, hanno a che fare con tutta la... Non abbiamo parlato della questione dell'ecologia, no? Ma è ovvio che tutto questo anche, ed è un altro dei filoni che noi cerchiamo di portare avanti all'interno, no? Alcuni progetti di educazione riguardano questo, ma... E tutto il sistema, come ho detto, è un discorso integrato, anche se noi dividiamo in settori, ma in realtà è un discorso integrato. Però è miopia, è un approccio miope quello che noi stiamo avendo. Cioè esiste in questo momento a livello internazionale una crisi sistemica, perché gli organismi internazionali non hanno più la capacità di attivare dei processi virtuosi, e quando vengono attivati c'è sempre qualcuno che blocca, non c'è la forza per un'attivazione di processi virtuosi, e questa è un'incapacità, una debolezza delle politiche internazionali, ma anche delle politiche locali, è una forte debolezza, perché ci sono tanti interessi, cioè la politica ha abdicato ai sistemi finanziari, quindi non ha più il controllo. È sotto pressione di altri che a livello locale e a livello internazionale fanno il gioco di tutto, e che quindi conviene mantenere la stragrande maggioranza della popolazione del mondo sotto condizioni di povertà. Cioè il famoso discorso della torta,
tre quarti della torta mangiati da un quarto della popolazione del mondo e il resto del quarto della torta mangiato da tutto il resto, insomma, a grandi linee dico questo, diciamo, un po' maccheronicamente, ma la sostanza è quella. Cioè, c'è un'ingiustizia di fondo, è un'ingiustizia sistemica. Ma che con l'ingiustizia di fondo non si può immaginare una politica di grandi visioni, no? La politica, quella che Aristotele chiamava arte architettonica, l'idea di una visione a lunga scadenza in cui ciascuna parte ha realmente una funzione rispetto al tutto e che, riducendo le disuguaglianze a lungo termine, porterebbe più benefici per tutti. Certo. E meno disparità e quindi probabilmente anche meno problemi da risolvere, no? Quindi sarebbe forse un circolo virtuoso. Certo. Però per fare questo penso, anche proprio ripensando all'enciclica di Papa Francesco Fratelli Tutti, che sia necessario ripensare il modo in cui stiamo nelle relazioni, perché alla fine parte da quello, no? L'idea di dire sì, sei mio fratello, ma di chi io mi faccio prossimo, chi è appunto il mio fratello. E forse in questo modo ci accorgeremo che l'Africa è davvero una risorsa, ma una risorsa non perché porta grandi ricchezze materiali, ma perché è una risorsa culturale, una risorsa di riflessione religiosa e teologica. Sì. Purtroppo dai grandi sistemi l'Africa è vista come una risorsa materiale che va sfruttata, va spremuta per arricchire altri. E qui quindi voglio dire, la risorsa culturale religiosa deve viaggiare con un riconoscimento e con una giustizia, e quindi siamo consapevoli di questa ricchezza, forse ancora non del tutto, perché abbiamo ancora molto etnocentrismo da purificare anche come cristiani. Anche guarda, come cristiani. Quindi... Questa serie è nata proprio, Africa oltre gli stereotipi, è nata, esatto, proprio per dare un contributo in questo senso, cioè provare a liberarci di tanti stereotipi che sono dentro di noi perché portati nell'educazione fin dall'età della scuola, no? E poi anche legittimati da grandi pensatori, certo, come Hegel, quindi alla fine, certo, diventano dei presupposti nella relazione con l'altro. E quindi l'idea era proprio in questo ciclo che chiudiamo, abbiamo il privilegio di chiudere con te questa sera, di riflettere sull'Africa. Abbiamo fatto il primo incontro con Filomena Lopez su democrazia senza razzismo, linguaggi e paesaggi africani parlando di letteratura africana con Hijab Ashego e Chiara Piaggio, e poi con Suzanne Di Cubiglie, ruolo delle donne nella diaspora africana in Italia, cercando quindi di provare a innescare un processo di riflessione che ci porti oltre ciò che pensiamo di sapere e che di fatto, certo, dobbiamo ancora imparare a conoscere. Mi permetto solo di dire che il cambiamento anche culturale nel modo di vedere l'Africa è che il sistema individualista, no, un po' etnocentrico nostro, un po' occidentale, mal si sposa con un'idea comunitaria profonda, no? Ubuntu. Della cultura africana. Quindi se non si fa anche questo passaggio e anche questa testimonianza dell'importanza, del valore della comunità che noi corriamo il rischio di perdere, ecco, questo è un grande lavoro, un grande contributo che può venire anche dall'approccio, ecco, del rapporto con l'Africa in generale. Grazie, sono costretta a chiudere perché sono le 7, sì, ti ringrazio. Grazie moltissimo tante. Ambrogio, ringrazio tutti voi, ringrazio anche il nostro Antonio Furfaro che ha ripreso tutti gli incontri, grazie, che metteremo online, e vi auguro buona serata e buona estate. Grazie, buonasera.